siamo davvero fieri del lavoro fatto. L'ufficio musica è diventato in un anno un vero e proprio one stop shop, un punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori. Tantissimi eventi, concerti, spettacoli, ad un anno dall'avvio del progetto voluto dal sindaco Manfredi per rilanciare l'industria musicale partenopea, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio, Napoli Città della Musica prosegue e si arricchisce di nuove iniziative in programma dal 16 giugno al 28 luglio. Da mercoledì 21 giugno, giornata internazionale della musica, sarà attiva online all'indirizzo cittadellamusica.comune.napoli.it, la piattaforma digitale che propone ad artisti, professionisti ed appassionati contenuti dalla fruizione semplice ed intuitiva. Oggi lanciamo una delle prime città in Italia, una grandissima piattaforma online che diventa un vero e proprio front office, una banca dati, un momento per la programmazione, per l'informazione, per la consulenza. Si intitola Napolifonica, il cartellone di eventi pensato come un festival diffuso per luoghi e generi che si terranno in città, ispirati agli obiettivi di Napoli Città della Musica, al centro anche del tradizionale appuntamento di inizio estate con la Festa della Musica. Una serie di progetti musicali, la Festa della Musica, il progetto Napolifonica, che è l'ennesimo format che lanciamo, tutto sempre nel segno della città policentrica. Questi spettacoli si snoderanno lungo tutta la città. Città della Scienza, anche altri luoghi parteciperanno a questa ritrovata Festa della Musica. All'interno di Città della Musica noi faremo Come sono il caos 2023, che è un evento musicale e ambientalista nello stesso tempo. Si comincia la mattina con una raccolta dei rifiuti insieme a Legambiente, Greenpeace, tutte le associazioni che vorranno partecipare. Tutto libero per tutta la giornata, chiunque vuole venire potrà partecipare. Poi questi rifiuti verranno portati all'auditorium di Bagnoli, dove io nel pomeriggio farò un workshop e li trasformerò in strumenti musicali. Suite Asa Napoli, che è un progetto di condivisione, di incontro tra musica popolare tradizionale della nostra terra e esperienze contemporanee come la musica elettronica, la classica. Quindi è uno scambio, fondamentalmente una suite in cui metteremo insieme esperienze diverse. Venerdì 16 nel quartiere di Castelnuovo. Il 20 giugno la Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura ospiterà il Digital Music Forum 2023 con il coinvolgimento dell'Osservatorio Giovani della Federico II ed in programma un incontro con Rosa Chemical sui nuovi linguaggi della creatività.